Erminio Rullo, una vita in giallo rosso, possiamo dire. Da Lecce a Messina questi colori ce li hai tatuati ormai sulla pelle. Sì, diciamo che è il mio destino, indossare questi colori, colori che dall'alto mi piacciono tanto, quindi sono fortunato. Sei arrivato a Lecce giovanissimo, in pratica da ragazzino hai fatto tutta la trafila del settore giovanile. Sì, sono arrivato, avevo 14 anni appena, ho cominciato lì a fare il calcio professionistico, ho cominciato a fare dai giovanissimi fino al, poi alla prima squadra che sono arrivato dopo un po' di anni. E a Lecce sono soprattutto legati grandi ricordi per il settore giovanile, però a un certo punto nel 2001 vai all'Inter. Come mai questo passaggio? Sì, andai perché ci fu uno scambio di comproprietà con l'Inter, Lecce prese Cirillo e Fezzolini, e Lecce allora in Serie A, e andai in prestito, in comproprietà all'Inter, un anno alla primavera, con Verdelli allenatore, dove comunque vincemmo il campionato e il Viareggio quell'anno, quindi fu una bella stagione. Niente, poi alla fine della stagione decidemmo di tornare a Lecce, c'era la possibilità di giocare in prima squadra e mi giocai questa carta, fortunatamente andò bene. Nell'Inter, peraltro, un Inter grandi firme, possiamo dire, a livello giovanile, con Pandev e Martins in avanti, Pasquale e anche l'ex messinese Chiaria. Sì, no, è una squadra costruita per vincere e abbiamo mantenuto le premesse, quindi un anno fantastico, bei ricordi, è andata bene. Torneo di Viareggio vinto in finale contro l'Atalanta. Che ricordi hai intanto di questa manifestazione? Che valenza può avere per un ragazzo? È il primo anno che la faceva, nonostante avessi fatto già anni di primavera a Lecce, però a Lecce non partecipava a Viareggio, una scelta di Corvino. Non voleva far vedere i suoi gioielli ad altre squadre, no? Per non farsi rubare, quindi non partecipava. Infatti non ha mai partecipato a Lecce, se vediamo gli almanacchi. Quindi all'Inter ho partecipato a Viareggio il primo anno e l'ho vinto subito, quindi è stato fantastico. Che ricordi hai di quei compagni? Goran Pandev, Oba Martins, giocatori illustri, insomma, che hanno fatto una grande carriera. No, ricordi fantastici. Con Pandev mi sono ritrovato poi a Napoli, un ragazzo eccezionale. Con gli altri, c'è anche Potenza, adesso è a Foggia, è stato a Catania, Alessandro, un mio amico, carissimo amico. Tanti ragazzi bravi, un gruppo eccezionale, però quando vinci è tutto più bello, Martins è davvero tuo coetaneo, perché si è sempre poi detto sì, molto noi sulla sua età. andavamo in giro, no? Dicendo che l'hanno tesserato 5-6 anni dopo, perché già allora aveva delle qualità immense, fisicamente era mostruoso. Adesso si è perso un pochino, forse avrà 40 anni adesso, per questo, a parte gli scherzi. Ragazzo eccezionale anche lui. Tanti vezzi, automobili, orologi, un tipo molto particolare, insomma. Sì, un po' i ragazzi stranieri quando vengono in Italia vengono che non hanno nulla, però comunque quando assaporano il successo si lasciano andare un po' questa mania da calciatore, belle macchine, cose firmate, però era un giovane e sì, ci sta, dai. Chiaria invece ti aspettavi magari avrebbe fatto una carriera ancora più importante? Chiaria, sì, era un attaccante che fece bene, non giocava sempre perché davanti c'aveva due mostri come Martins e Pandev, quindi ha giocato poco, però ogni volta che veniva chiamato in causa ha sempre fatto bene, ha fatto gol importanti, mi ricordo, poi l'Aquarello l'ho seguito un pochino, ha fatto gol in Cina, infatti comunque qualcuno l'ha fatto, poteva fare ancora di più, però purtroppo non è sempre, si riesce a fare quello che si potrebbe. In quello scudetto del 2002, peraltro, c'è anche la tua firma. In semifinale un gol importantissimo nel derby contro il Milan. Ripensandoci ora fa sorridere perché poi ci fu un autogol di Stefani in quella partita. Sì, infatti appena mi ha visto subito mi ha menzionato sto ricordo. Sì, feci gol quella partita, bel gol che ci diede la possibilità di andare in finale. E nel 2002, anno tragico purtroppo per l'Inter, visto il 5 maggio e quello che è Sì, successo. infatti festeggiamo noi della primavera, peccato per la prima squadra che ci fu una delusione, si sentiva la penetina, l'aria di tristezza proprio, ancora ricordo quei momenti, perché soprattutto per Moratti che si meritava quell'anno di vincere, però purtroppo sappiamo com'è andata. Poi torni a Lecce e due scudetti consecutivi Sì. con i giallorossi fanno tre, davvero una striscia incredibile. Sì, sono tornato a Lecce con una primavera, forse come nome non era forte come l'Inter, perché di quella primavera ricordo 3-4 hanno fatto comunque una carriera importante. L'ultimo che è sbocciato è Pellè, Graziano, che magari allora non era un giocatore importante quella primavera.
non giocava tantissimo, poi è esploso negli ultimi anni. Era un gruppo forte quello, un gruppo forte, solido, con una società dietro che puntava sui giovani, e abbiamo visto poi i risultati. E due vittorie in finale, proprio contro l'Inter, Contro peraltro. l'Inter, sì, era il destino, l'Inter la beccavo sempre. Poi abbiamo vinto anche una Supercoppa quell'anno contro la Juve, te ben sai, dire, sapere tutto. No, abbiamo vinto tutto, tutto quello che c'era da vincere quegli anni. Però un rigore sbagliato da parte tua Sì. Pensavo nella seconda finale, per fortuna vostra, te lo poi fossi non è. dimenticato questo, No, invece no. no. Niente. Sì, sono arrivato a calciarlo, ero stracotto, stanchissimo. Pensavo traversa, se non sbaglio, fuori. Avete vinto lo stesso, insomma, poi alla Sì, fine. abbiamo vinto lo stesso, per fortuna. In quell'anno, 2003-2004, avevi assaporato anche la Serie A con Delio Rossi in panchina. Sì, ho fatto la prima giornata di campionato, feci l'esordio all'Olimpico contro la Lazio. Non me l'aspettavo perché era prima di campionato, sai, magari pensavo di partire in panchina, invece il mister mi ha dato subito fiducia a quella partita. Però ho giocato altre partite quell'anno, ho avuto un infortunio, ho alternato, però è stato un anno di consacrazione per assaporare la Poi il Lecce di Cevantoni, il Lecce che arrivò al decimo posto, forse il miglior piazzamento poi della storia. Serie A. Sì, è un Lecce importante, fece il giorno d'andata male, poi il giorno di ritorno arrivavamo decimi, sì, siamo un ritorno pazzesco, ci furono degli innesti importanti e andò bene. Delio Rossi, che rapporto c'era? E poi ti saresti mai aspettato di vederlo magari con gli Aici in quel battibecco, chiamiamolo così, che fece Delio Rossi scalpore? era per noi giovani, era un padre, che noi quell'anno eravamo tanti giovani in Serie A con lui. Era un padre, una persona molto attenta, particolare, ci dava tanti consigli. Quello che è successo dopo, sicuramente non me l'aspettavo, perché però poi non sappiamo i fatti come sono andati. Sicuramente è stato un gesto che l'ha un po' macchiato, no? Come persona, però chi lo conosce sa che è una persona splendida. La tua definitiva esplosione poi c'è magari l'anno successivo, stagione 2004-2005, con Zeman in panchina, sei titolare 35 volte su 38 in quel campionato e Lecce fa spettacolo. Sì, con Zeman ho avuto il picco, diciamo, della mia carriera. Sappiamo che lui sui giovani ci punta tanto, li valorizza tanto, e così ha fatto anche con me. Quindi lo ringrazierò sempre. Credo che sia un insegnante di calcio e di vita, perché ha dimostrato anche nel tempo le sue dichiarazioni, il suo personaggio che si è creato, ma ha sempre avuto ragione su tutto, quindi è indiscusso come persona. Poi che squadra? Vucinic, Bielanovic, Babu, Cassetti, una squadra Sì, importante. tanti, Bocino, Ledesma, Conan che fece del bene pure quell'anno. Una squadra mix da giovani e esperti che fece molto molto bene. In quella stagione segni anche il tuo unico gol in carriera contro il Livorno, un gol bellissimo, però forse poi con il gol hai avuto sempre qualche problema. Sì, ne ho fatti pochissimi, è la verità, perché comunque non è cosa mia. Magari ho un po' di sfortuna pure, potevo farne qualcuno in più, però sono contento di quegli anni. Purtroppo poi Zeman è andato via, io ho avuto altre esperienze, sono andato avanti con la mia carriera. Sempre rimanendo al 2004-2005, quel Messina-Lecce 1-4 al San Filippo è stata forse una delle più belle immagini del Lecce di quella stagione, anche perché il Messina veniva da un grande avvio, però in quella partita non ci fu storia. Sì, ricordo benissimo la partita per due episodi. Quello positivo della squadra, facciamo una grande partita. Quello negativo per l'infortunio a Giampa, che mi sono trovato io in quell'azione, non volendo certamente fargli niente, però ci fu quell'infortunio, quel brutto infortunio che fortunatamente passò in fretta, dai. Avevi avuto subito la sensazione di quello che era realmente accaduto a Giampà? No, perché io di spalle non vedevo la ferita. Vedevo lui che si lamentava, però da dietro, una volta che mi sono avvicinato, ho visto quello che era accaduto e siamo rimasti un po' sconvolti tutti quanti. Tu e Sicignano poi siete stati i primi a Sì, perché eravamo soccorrerlo. vicini, cercavamo di rincuorarlo un attimo, perché comunque lui ha visto la scena e giustamente era lì e non capiva più niente. Vi sareste ritrovati poi compagni di squadra a Modena qualche Sì, anno anche dopo? con lui mi sono trovato a Modena dopo, scherzandoci, ogni tanto mi sento ancora con Mimmo. Stagione 2005-2006 invece un po' travagliata, si conclude con la retrocessione del Lecce, mentre il Messina poi la eviterà soltanto per le sentenze di Calciopoli, cambi di allenatore, insomma non fu una stagione semplice. Sì, questo è l'anno più difficile,
scorsa a Lecce. Dopo Zeman l'ho cambiato tre allenatori, se non sbaglio. Allenatori, poi diventa dura. Era la fine di un ciclo. Tanti giovani che dovevano andare via, giovani importanti, quindi si doveva un attimo rifondare un po' tutto. Stagione successiva cominci sempre a Lecce, però poi coroni il sogno della tua vita, quello di giocare con il Napoli, di vestire quella maglia. Sì, ricordo ancora in quel momento, dovevamo partire con il Lecce in trasferta e scesi dal pullman perché mi chiamarono. Fu un momento bellissimo. Per un napoletano giocare nel Napoli è il sogno, quindi l'ho realizzato, anche se qualche rammarico ce l'ho perché non ho dato e ho fatto quello che potevo, ecco. È dipeso da te, è dipeso da un rapporto con Reja, forse che non è mai sbocciato. No, io mi metto sempre in discussione. Potevo fare sicuramente qualcosa in più, però sono andato lì che giocavano col 3-5-2. Io avevo sempre giocato col 4-4-2-4-3-3 con Zeman, quindi era un modulo diverso, difficile, nelle mie caratteristiche. Però sicuramente potevo fare qualcosa in più. 7 presenze in quella seconda parte di stagione, soprattutto un assist decisivo a Calaiò alla penultima giornata contro il Lecce. Contro il Napoli-Lecce Lecce. 1-0, una partita, una vittoria fondamentale poi per la Sì, promozione quello del Napoli. forse è il ricordo più bello che ho di Napoli, oltre alla vittoria del campionato. Contro il Lecce nel penultimo era una partita fondamentale per andare in Serie A, feci l'assist per Calaiò, vincevamo 1-0. Doppia soddisfazione. E poi, turno successivo, Napoli e Genoa a braccetto in pratica in Serie A, evitando la disputa dei playoff. Sì, fu una festa impressionante. Era uno stadio colorato, tifosi mischiati e che c'era il gemellaggio pure. Quindi una festa che ricordo ancora oggi con molto piacere. Ripensarci ora, Juventus, Napoli e Genoa in Serie B, non capiterà forse più. Eh no, speriamo di no. Però sì, era un anno particolare. Era una Serie B fortissima, adesso il livello comunque si è abbassato tantissimo. Se guardiamo quelle squadre che sono arrivate quarte, quinte e sesta, Piacenza di Iachini, c'erano tante squadre fortissime, quindi campionato bello tosto. Poi in Serie A non riesci forse a trovare lo spazio che volevi. Sì, poi andai comunque, sono partito col Napoli ritiro, feci la Coppa Italia, pure poi andai via, andai in prestito perché comunque volevo giocare, ero giovane, stare lì, anche se stavo a Napoli, ma volevo giocare, quindi decisi di andare in prestito. Sei andato a Trieste poi, la Triestina di Maran, che ha chiuso di fatto la stagione, poi a ridosso della zona playoff, quindi una stagione importante. Sì, facciamo un bel campionato, con Maran c'ho ancora un ottimo rapporto, bravissimo allenatore. È una squadra costruita per salvarsi, poi facciamo un campionato importante, sfioriamo i playoff per qualche 3-4 punti se non sbaglio, quindi un bel campionato. Il diabolo Granoceri davanti, insomma, Sì, firme importanti anche lì. era l'anno che rientrava l'infortunio lui, non fece tanti gol, l'anno prima ancora fece tipo 30 gol se non erro. C'era Della Rocca, c'era un cacciatore, il giovane che è stato alla Sampdoria, ha una buona squadra. Ritorni nuovamente a Napoli, ma diventa ancora una parentesi breve purtroppo per te, e quindi il trasferimento poi questa volta non più in prestito, ma a titolo definitivo al Modena. Sì, feci i primi 6 mesi a Napoli, cercando di tagliarmi un posto. Poi ero chiuso, non riuscivo a trovare spazio e andai a Modena e feci un anno e mezzo lì a Modena. Comunque un anno e mezzo convincente perché la squadra alla fine ottenne la salvezza senza patemi, anzi aspirò forse anche a qualcosa di più. Sì, no, anche lì una squadra ottima, con Bergodi. No, feci bene, mi sono trovato benissimo a Modena, una piazza dove si fa calcio in modo semplice, una società con la crisi che c'è, però una società seria, non ho avuto problemi, quindi sono stato benissimo. Dopo Modena, forse il momento poi più difficile della carriera perché resti svincolato, resti senza contratto, insomma, una situazione inedita per te. Inedita, sì, purtroppo per il fatto dell'età, un po' perché ho chiuso la stagione a Modena non giocando perché ebbe un infortunio, quindi quando a settembre venivano squadre per un contratto, per una cosa, andavano sempre sul fatto che ero infortunato e se ne approfittavano un po', sai, andai anche in Romania, forse questo ti è sfuggito, non so se la Mi è Romania sfuggito, mi è sfuggito. con la Dinamo Bucarest. Dovevo firmare lì, poi volevo contrattuale, non trovavamo l'accordo, però comunque mi allenavo lì a Lecce con la Beretti del Lecce per cercare, aspettavo una chiamata, ecco. È stata dura perché un anno senza giocare è dura.
Ed è arrivata poi la chiamata del Lecce, il ritorno lì, dove in pratica eri cresciuto, insomma, che emozione è stata? Oh, bello, bello, bello da una parte un po' triste perché lasciare una squadra in Serie A con tanti tifosi, un'atmosfera bellissima, trovarla in Serie C con una società nuova, con altri progetti non è stato facile. Però purtroppo lì abbiamo fatto un campionato straordinario, a parte la partenza con Moriero, abbiamo fatto una rincorsa eccezionale, abbiamo perso la finale, purtroppo è andata male. Era la seconda di fila, peraltro, quindi immagino la Sì, piazza. la piazza era un po' sconsolata, diciamo, dai, come tutti quanti noi, alla fine io mi sento un po' leccese, quindi avendo tanti amici lì a Lecce, si sfogavano con me poi, no? Però purtroppo è andata male anche l'anno scorso, adesso speriamo quest'anno io tifo per C'è amarezza però per questa prima parte di stagione vissuta a Lecce un po' in disparte. loro. Amarezza, quest'anno avevo possibilità di andare a giocare di più. Però è stata una scelta mia, perché comunque a Lecce ho due bambine, ho la compagna, scelta anche di vita, volevo comunque restare ancora lì e cercare di guadagnarmi il posto. Poi anche lì quest'anno hanno cambiato tre allenatori, è stato un anno un po' particolare. Poi a gennaio è arrivata fortunatamente questa chiamata e non vedevo l'ora di giocare, ecco. Arriva il Messina che curiosamente in un primo momento sembrava trattare Donida, il tuo compagno, il tuo collega alla fine di fascia. Poi invece com'è arrivata questa chiamata? No, c'erano due o tre squadre che mi sono sentito, sinceramente. Però purtroppo, guarda, il calciomercato del C è particolare, difficile. Si guarda l'età media, un anno in più, un anno in meno. Capisco anche il direttore che deve fare il mercato, non è facile. Non è facile per niente, perché sia a livello economico, a livello di età media, non è semplice. È un calcio un po' particolare. Quindi loro si sono basati comunque sulla mia voglia di riscatto. Il direttore Bagni ha parlato con Tesoro. C'è un ottimo rapporto e ha detto guarda, non guardare l'età, guarda il ragazzo che c'ha voglia, che è un professionista e ti assicuro io il suo rendimento a livello personale, poi è chiaro che il campo deve parlare. Messina, con quali obiettivi e per restarci fino a? Io ripeto, qua sto bene, ho trovato comunque uno spogliatoio pulito, semplice, una squadra che lavora. È chiaro che guardo al presente, perché il calcio di oggi non bisogna fare progetti a lungo termine, ma penso anche alla società, fa contratti lunghi, perché è un po' la cultura delle squadre di oggi. Si guarda al presente, a questi mesi, poi l'obiettivo è chiaro, dobbiamo salvarci. Una volta che ci salviamo, io sono a disposizione della società, ci si chiacchia, si è al tavolino, non c'è problema. Abbiamo detto che hai giocato con campioni come Pandev e Martins, seppur in erba, e poi Vucinic, Bocinov, Cevanton, ma uno come Giorgio Corona dove lo collochi? Giorgio fa la storia del calcio a modo suo, no? Nelle sue categorie. Un giocatore che ancora oggi riesce a dare tanto, vedo negli allenamenti come si allena, trasmette ai giovani la voglia, la cattiveria giusta per arrivare dove possono arrivare, perché lui è stato un esempio, ha fatto non so quanti gol, sinceramente. Uno così e speriamo che giochi ancora da lungo. Con Grassadonia, il rapporto subito, è partito bene, insomma. Sì, no, a prescindere dal giocare titolare, una persona semplice, una persona che lavora tanto sul campo, quindi una persona che può dare tanto a questo club. Erminio, ti abbiamo disturbato nel giorno del tuo compleanno, quindi doverosamente abbiamo pensato un omaggio, però sarei costretto a scegliere adesso tra il cannolo siciliano e il Grazie. babà o la pastiera, cosa preferisci lì a Napoli? E Vabbè, qua in Sicilia è cannolo sicuramente. però tra le due, dovendo scegliere. Ah, il cannolo in questo momento lo preferisco.